la difesa del Milan. 1-0, 36esimo, Bertolacci, 1-0, grandissima azione, grandissimo gol, grandissima cavolata della difesa del Milan. Possiamo vedere con l'aiuto della regia anche gli striscioni o come si presentava San Siro, caro Tiziano, il famoso basta, no? Discorso di da parte della curva, però Tiziano io devo sentire cosa ne pensi, perché qui cioè, c'è la contestazione, li mandano a quel paese, tirate fuori, gli hanno urlato al 18esimo. Il Genoa che si presenta 4-5 volte solo davanti al portiere del Milan, con il Milan che non riesce a reagire, cioè è un Milan allo sbando completamente. Sono assolutamente d'accordo, non ci sono giustificazioni. Se mai avessimo avuto dei dubbi, questa è la dimostrazione dei limiti della squadra, dei limiti dell'allenatore, dei limiti della società. Genoa ha meritato ampiamente, anzi, come hai detto tu, ha avuto più opportunità e più occasioni. Non c'è gioco. Milan manovra fino alla tre quarti e poi non riesce mai, è il solito discorso, a innescare le punte. Che sia Cerci punta centrale, Menezzo, Pinco palla, là davanti non arrivano mai palloni giocabili. Hanno sempre il predominio i difensori della squadra avversaria. Non c'è gioco. In difesa, come al solito, il gol di Bertolacci, bellissimo, azione personale, partito dalla tre quarti, ha saltato l'intera difesa, ha saltato Rami e poi ha beffato Niang in uscita. Niang che fra l'altro è stato il migliore in campo del Milan. Dico Lopez. E dai, ce l'ha con Niang. Vabbè, fa niente, dai. Ce l'ha con Niang. Sta vabbè. Giocando bene, oltretutto, Niang. Quando voi sapete Diego Lopez. Dai, perché Niang. Sono proprio rincoglionito, se mai avessimo avuto dei dubbi. Gol del Genoa. Segnato Niang. Gol di Tino Costa. No. 2-0. Tino Costa, forse poi l'ha toccata anche Niang. Una barzelletta, sta roba, veramente. Tino Costa, 2-0 Genoa. Imbarazzante il Milan in veramente definizione giusta, imbarazzante. Da un calcio d'angolo. Imbarazzante. Mexes, tiro gol! Che gol! Gol di Mexes dai 30 metri. Grande gol di Mexes. È spento. 1-2. E andiamo, Filippo Mexes. Tiziano? Rigore per il Genoa. Fuori area. Ma fuori area, dentro un metro. È dentro mezzo metro. No, fallo di Abate. È l'errore che Mexes fallo di Abate. Fallo di Abate al limite. Calcio di rigore per il Genoa. Fuori fianco e fuori dall'area. No, Paolo, lo riguardi dopo e dentro l'area mezzo metro. Tanto non cambia niente. Vai, Iago Falche. Punto. Tiro gol, 3-1.